Dopo diversi anni la città di Ortanova si è riappropriata della vecchia chiesa dell'Alto Mare, che è stata riaperta al pubblico con la solenne cerimonia di consacrazione del nuovo altare alla presenza del vescovo Monsignor Luigi Renna. La vecchia chiesa dell'Alto Mare torna così a disposizione dei fedeli, così come promesso 2 anni fa dal parroco Don Donato Allegretti, che grazie ai fondi raccolti dalla vendita del libro I Pozzi di Significato, scritto proprio dal sacerdote ortese, ha finanziato i lavori di recupero e riqualificazione della chiesa. La vecchia chiesa dell'Alto Mare rappresenta un elemento cardine delle tradizioni religiose ortesi. Inaugurata nel 1945, fu edificata dalla devota Maria D'Agostino, che per le sue doti di veggente attirò diverse migliaia di fedeli da tutta Italia nella chiesa dove era custodito il quadro acquistato dalla stessa devota presso il santuario di Andria, quadro che sarà conservato presso la chiesa appena restaurata. Successivamente l'inaugurazione della nuova sede parrocchiale di via Ponticello divenne sede di alcune attività della parrocchia, poi della Caritas, divenendo addirittura dormitorio di immigrati, e negli ultimi anni è divenuta sede dell'esposizione nella Settimana Santa delle statue dei misteri della Passione. Durante la celebrazione, a cui ha partecipato l'intera comunità religiosa ortese, il vescovo Luigi Renna si è complimentato con Don Donato Allegretti per la caparbietà e l'impegno dimostrato per restituire questo luogo alla comunità di Ortanova, che potrà così riappropriarsi di un importante pezzo della sua storia.